Allô. Allora, questo appuntamento a Pôle emploi? Non trovo qualcosa? Non trovo che un caso è appena complicato. Ah, questa è buona. Oh, si dire, mi dice, non capisco mica. Siete bene, in piena salute, simpatico. Siete anche un bello si dire. Caccia qualcosa, questa l'ha inventata pure. Me, come la mi fidiava, papà. Allora mi dice, capisco mica che dopo i tant'anni non avete anche tutto un travaglio. Allora che hai risposto? Le ho detto, anche appena di scienza. Osure, mi sova un piccolo regalo con le mie economie. Brava! Allora cosa ti faccio di pagare con i tuoi soldi? Che piace! Adio con progue con il mio lavoro e ne soviere. Ah, ma poi, e cosa ti ho regalato? Sa piccola gunella turchina che ti piace? Eh no, per cui mi ci vuole risparmiare una pena. Ah. Ma allora, un piccolo pull? Troppo caro. Ma ti posso dire che c'è più piccolo con un vestito. Oh no, se è un gioiello, sono stomagata. No, c'è un portachiave. Ah, c'è vero che c'è un piccolo regalo, eh? Mamma, tu ti sforzi per quoi? E di chi ne soviere? Chiuita, chiamo vita. Orlando, mi pare di avere un pensierito. Io penso a Movito. Beh, da giù va tutto. Ah, tutto buono? Io ho viaggiato, mangiato, fumato, fatto l'amore. Ma vabbè, non mi contate mica la vostra vita. Ah. Ma cosa vi piglia? Penso che quando sono morti il Rolling Stone e le Zeppelin, me ne posso andare anche io. Ma non fate mica un scemo, no? Mi resterà sempre un affare a fare. Ma io, ma cosa? Ribi a Maria. Ma che gli è vera? Osare! Ecco, era Orlando, Allora, sta va bene, salve. A cosa va, no? Beh, erede, quando è buona erede Ribi a Maria? Dis-moi, c'est quoi pour toi la principale qualité chez un homme? La franchise. Ah oui. Et toi, c'est quoi la principale qualité chez une femme? Qu'elle a un beau cul. Franchement, hein, des fois je me demande ce qu'on fout ensemble. Hein. Ben, t'aimes bien ma franchise et moi, j'aime bien ton beau cul. Che mi va a tornare in paese in fin di settimana? Ce ne vogliamo un corte. Ah, tu fa come tu vuoi e andiamo a comune a Bastia. Allora, cosa aspetti? Fa la biaggia. Oh, in Bastia come no, papà. In Bastia come no. Penso che la fa come una Bastia, no? Come la fa come una Bastia? Non la so, un tongo, fatto un tongo, un tennis, un je te tiens, tu me tiens par la barmichette. La recupera la vittura che l'ha lasciata qua giù. Ah, ma va con passe bene, guarda. E un passa e bene solo. Dis-moi, Bonnie, ça fait un moment que je vois plus Paul et Nadal. Ils travaillent plus à la mairie? Si, si, ils travaillent encore à la mairie, mais en ce moment, ils ne sont plus en fonction. Ah, c'est pour ça que je les voyais plus au bar. Ils sont en congé. Non, pas vraiment, non. Ah, et ils sont malades? Ils sont en arrêt? Voilà, ils ont été arrêtés. Ah, ouais. Et pas par un médecin, c'est ça? Écoute. C'est cause d'un cas. Ah ouais? Voilà. Cosa comprate, Dorna? Viene di piante. Ha già dato gioventù, vedi? Siete sicuro che non viverà mica male? Non c'è che piante, mi pare, è tutto naturale. Pare che moltiplichi l'energia per 15. Cosa? Se voi moltiplicate 0 per 15, fate sempre 0. Vieillot me fatigué. Mommy.
Dis, ma biquette, ça te dirait pas qu'on allait se passer un petit week-end à Paris? Parce que là, j'en ai marre, c'est le grisaille, il fait mauvais tout le temps ici. Pourquoi? Tu crois qu'il fera plus beau à Paris? Tu sais, quand encore s'il fait gris, à Paris, il neige, les pingouins sortent. Oui, d'accord, mais bon, à Paris, on peut aller au cinéma, on peut aller voir les musées, monter sur la Tour Eiffel, enfin... Au milieu des pingouins, quoi. Oui, mais en attendant, les pingouins, c'est exotique, ça changera un peu de tes chèvres. Rat de Claude, lorsque tu critiques mes chèvres, c'est moi que tu critiques. Oui, d'accord, ma biquette, allez, le prends pas mal, allez, allez. Si tu veux pas, on n'ira pas à Paris, on restera là. S'il fait pas beau, on restera sur la couette. Ça te dit? Oui, c'est une bonne idée. Dis-moi, tu crois que les chèvres peuvent s'accoupler avec les pingouins? Ben, on peut toujours essayer.